amici sportivi, un cordiale saluto da Lambertucci Cristiano che oggi commenterà per voi la finalissima playoff del campionato regionale di promozione Marche. Quest'oggi dallo stadio comunale Carotti di Jesi, dopo un lunghissimo percorso iniziato ben 9 mesi fa, si affronteranno il Chiesa Nuova e i Portuali Ancona, le vincitrici del girone A e del girone B. Passiamo alla lettura delle formazioni. Il Chiesa Nuova, allenato da mister Migliorelli Giovanni, schiera nell'ordine Pedol, Rapaccini, Iommi, Tanoni, Ortolani, Monteneri, Paniconi, Morettini, Bonifazzi, Carlo Mongello e Gonzales Marcos. Mister Ceccarelli Stefano, allenatore dei Portuali Ancona, risponde con Tavoni, Rinaldi, Ribichini, Remedi, Santoni, Gasparini, Marzioni, Sassaroli, Gioacchini, Mascambruni e Gaetano De Marco. A dirigere l'incontro sarà il signor Andrea Giorgiani della sezione di Pesaro, coadiuvato dal signor Amorello, sempre della sezione di Pesaro, e allievi della sezione di San Benedetto del Tronto. Buona cornice di pubblico in questo torrido pomeriggio di fine giugno. Partiti! Sarà proprio la squadra anconetana a giocare il primo pallone. Remedi passa ad un compagno. Ancora buon fraseggio dei Portuali che provano ad accentrarsi. C'è libero Mascambruni, limite dell'area, il tiro di Mascambruni, la palla sul fondo, la prima palla gol del match è per i Portuali. Pallone, è scattato Carlo Mongello, limite dell'area, il cross del capitano Bonifazzi, manca il pallone, risponde subito il Chiesa Nuova. Bonifazzi vede Carlo Mongello in area di rigore, il suggerimento interno, non ci arriva nessuno. Poi Tavoni con le mani anticipa l'avversario. Bonifazzi si accentra e pesca Carlo Mongello. La conclusione, Tavoni si impegna a fare sua la sfera, ma c'è Bonifazzi, la conclusione, Tavoni non trattiene il pallone, poi spazza la retroguardia anconetana che prova a distendersi in contropiede, riesce a servire Marzioni, limite dell'area, entra in area Marzioni, un cross, non ci arriva nessuno, Mascambruni riconquista il pallone. La conclusione di Mascambruni che prova a sorprendere Pedol. Gentili telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati allo stadio Carotti di Jesi per il secondo tempo di Chiesa Nuova Portuali Ancona. Spareggio playoff tra la vincente del gruppo A e del gruppo B di promozione. Chiesa Nuova e Portuali Ancona ripartono dal punteggio di 0-0. Si riparte proprio in questo istante con Carlo Mongello che gioca il primo pallone all'indietro. Attenzione perché Santoni scivola, Pasqui, manca l'attimo, Pasqui, limite dell'area, trova un compagno, non si concretizza l'azione. Chiesa Nuova che non approfitta di questa sbavatura della retroguardia dei Portuali. È regolare però l'intervento di Campana che recupera il pallone. Campana supera due avversari. Attenzione, un tocco con il braccio, lascia giocare il direttore di gara. C'è stato un tocco con il braccio da parte di Santoni all'interno dell'area dei rigori dei Portuali, non segnalato dal direttore di gara, un episodio che scalda il match e farà discutere tantissimo. A buon fine recupera Chiesa Nuova, Tanoni passa per Morettini, di prima da Campana, il corridoio per Pasqui, solo avanti al portiere, Pasqui se l'è divorato al 40esimo. Cosa ha sbagliato Pasqui? Incredibile.
che poteva portare il Chiesa Nuova in eccellenza. Morettini, attenzione perché Pasqui stavolta è in posizione regolare. Pasqui supera il portiere e il gol! E il gol! Il gol del Chiesa Nuova al 43esimo! Un gol per la storia! Due minuti al termine, si sblocca il match al Carotti. Il Chiesa Nuova veramente a pochissimi metri dall'eccellenza. Esplodono di gioia i supporters biancorossi. Vincente il cambio di mister Migliorelli. La decide per il momento Pasqui. Proprio lui, un ragazzo che ha fatto tutta la trafila dalle giovanili del Chiesa Nuova. Tutti dentro, tutti in the box, c'è stato l'ultimo tocco di Monteneri. 30 secondi al termine, Monteneri regala l'ultima occasione alla compagine anconetana. Cross che viene murato, ancora Portuali in avanti. Ancora un cross, una deviazione, vediamo se ci sarà tempo per questo corner. Mancano 10 secondi. Moretti va a sistemare il pallone sul punto di battuta. Moretti lascia il pallone alla Nari. Siamo al 51esimo. È finita, ma ci sarà ancora questo corner da battere. Il cross di Lanari, la palla all'interno dell'area, finisce sul fondo. Vediamo se ci sarà ancora tempo per continuare a giocare. I Portuali che sprecano una ghiotta occasione proprio alla sirena. Pedol, con tutta la calma del mondo, si appresta al rinvio. 51esimo superato da 41 secondi. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Fischietto in bocca per il signor Giorgiani. E finisce qui. Sono le 19:22 di domenica 26 giugno 2022. Il Chiesa Nuova è in eccellenza. Il Chiesa Nuova è in eccellenza. Vittoria per 1-0 grazie alla rete di Pasqui arrivata al 43esimo della ripresa. Il Chiesa Nuova scrive una pagina incredibile della sua storia. La piccola frazione treiese approda nel massimo campionato regionale di eccellenza. Vanno fatti comunque tanti complimenti ai Portuali di mister Ceccarelli per la grande tenacia dimostrata nel corso di tutta la stagione. Siamo sicuri che sicuramente il prossimo campionato li verrà nuovamente protagonisti. Scene di festa in campo e sugli spalti. Si può festeggiare. Il Chiesa Nuova, per la sua prima volta nella storia, approda in eccellenza. Vogliamo ringraziare. Intanto dalla regia ci dicono di continuare. Vediamo i giocatori del Chiesa Nuova, vanno a prendere l'abbraccio del pubblico accorso quest'oggi al Carotti di Iesi. Dal Carotti di Iesi è tutto. Ricordiamo il punteggio finale: Chiesa Nuova batte Portuali Ancona per 1-0. La decide Pasqui al 43esimo della ripresa. Ringraziamo la collaborazione tecnica
di Fotosì, studio video Isidori di Villa Potenza, che ci ha accompagnato nel corso di questi 9 lunghi e interminabili mesi. Ringraziamo anche tutti i collaboratori come Lorenzo Bruzzesi, Luca Porfiri, Enrico Maria Scattolini, Alessandro Vallese, Gianluca Guastaferro e tutti i ragazzi che hanno reso possibile la produzione in questo campionato. Da Lambertucci Cristiano è tutto, un saluto per la prossima stagione. Grazie di cuore a tutti gli amici e alle amiche che ci hanno accompagnato in questa avventura straordinaria. Eccoci qua con mister Migliorelli, con una numerosa prole al seguito. Mister, una giornata storica per lei e per tutto il Chiesa Nuova Calcio, che per la prima volta approda in eccellenza. Una soddisfazione grandissima per tutta la cittadinanza, ma anche per tutto lo sport marchigiano. Assolutamente sì, una soddisfazione, un'emozione incredibile vedere questa realtà come Chiesa Nuova riuscire a raggiungere un traguardo così importante. È una gioia indescrivibile, siamo contenti perché, come hai detto te, è un messaggio anche importante per lo sport, perché vuol dire che chi si impegna, chi lotta, chi suda e chi lavora seriamente con i valori giusti può raggiungere qualsiasi cosa. Siamo contentissimi perché oggi per noi è una giornata indimenticabile, abbiamo scritto una pagina di storia importante per un piccolo paese che penso che a inizio campionato nessuno avrebbe scommesso mezzo centesimo su questa vittoria. Siamo strafelici, siamo emozionati e ci godiamo questa bella giornata. Ecco, una partita tirata fino all'ultimo minuto ma decisa dai cambi, anche oggi Pasqui determinante appena entrato in campo. Sì, noi lo sappiamo, la nostra forza è il gruppo, la nostra forza è la squadra. Noi sappiamo che chi inizia le partite è importante, ma chi le finisce è determinante, e anche oggi la dimostrazione che chi è entrato ha dato una grossa mano per raggiungere questa vittoria vuol dire che, oltre a valori sportivi, questo gruppo ha dei valori umani incredibili, e questi sono i risultati e il giusto premio per quello che meritano. A settembre inizierà la prima storica stagione in eccellenza, mister Migliorelli ripartirà al timone del Chiesa Nuova? Guarda, io posso dirti quello che faccio domani: alle 7 c'ho un camp con la mia associazione, mi aspettano 40 bambini a camerino in un campo sportivo, quindi adesso mi godo questa bella esperienza con loro, poi per settembre c'è ancora tanto tempo, vedremo. Per adesso mettiamo la testa sul presente e godiamoci questa bella giornata. La ringrazio mister, complimenti. Grazie a voi, complimenti a tutti, grazie a tutti. Ecco, vediamo in festa i giocatori del Chiesa Nuova, festeggiano la prima storica promozione nel massimo campionato regionale di eccellenza. Sotto la nostra telecamera qualche sberleffo ai rivali del Trodica, che sono costati, ricordiamo, la penultima giornata al primato, ma nonostante tutto il Chiesa Nuova ha raggiunto l'obiettivo. Una stagione vediamo, vissuta veramente da protagonisti. Carlo Mongello, grande protagonista di questa promozione, e di sicuro anche il tuo infortunio oggi purtroppo a metà del secondo tempo, ma c'è da dire anche oggi un grande impatto sulla partita e su tutta la stagione. Sì, quello che contava oggi era solo vincere, ha dimostrato che chi entrava faceva la differenza, quindi ecco, era importante vincere. Abbiamo portato a casa un sogno, perché questo è veramente un sogno, ce lo meritavamo e... Non so, sono senza parole, perché è l'emozione più grande di tutta la mia carriera calcistica, quindi sono senza parole. A settembre rivedremo Mongello in biancorosso? Speriamo di sì, perché dopo aver realizzato il sogno bisogna metterne un altro, quindi speriamo di sì. Grazie mille Carlo, buona festa. Grazie. Siamo con Pasqui, grande protagonista non solo di questo incontro ma anche di tutta la stagione del Chiesa Nuova. I cambi fanno la differenza, e quando entra Pasqui, diciamo, il match molto spesso si è illuminato, ma proprio da uno che ha fatto tutta la trafila dalle giovanili del Chiesa Nuova, che cosa si prova a portare la propria squadra in eccellenza? Ma no, è un sogno. Cioè, abbiamo perso il campionato
verso la fine, però ci siamo, dai, però ce lo siamo meritato. Scene goliardiche. Il gruppo meritava l'eccellenza e ci siamo riusciti. Non poteva mancare l'intervento del super tifoso Alessio Spurio. Alessio, un grande risultato per il Chiesa Nuova che oggi arriva in eccellenza, una vittoria veramente di grande cuore. Sicuramente è stata una vittoria di tutta la popolazione di Chiesa Nuova. Devo ringraziare Grottaccia, Trovigiano e tutti gli amici che sono venuti oggi a darci una mano. È una grande soddisfazione per una piccola frazione come Chiesa Nuova salire in eccellenza quando c'era squadre come Civitanova, Macerata. Abbiamo lottato fino alla fine, penso che ce l'abbiamo meritata per tutto il cuore, nonostante oggi mancava parecchi giocatori, però oggi hanno messo l'anima come tutto l'anno. Una grande festa per la popolazione di Chiesa Nuova. Un grazie al presidente, a Silvano Sacchi, a tutto lo staff e a tutti i tifosi di Chiesa Nuova. Grazie mille Alessio. Ringraziamo, grazie a voi. È arrivato anche il presidente Luciano Bonvecchi ai nostri microfoni. Presidente, una festa che era stata rimandata di qualche settimana e finalmente è arrivata, un successo che è frutto, diciamo, di anni di duro lavoro. Sì, una festa rimandata per colpa nostra, quindi inutile prenderla con gli altri, niente. Abbiamo, a un certo punto, abbiamo creduto di aver vinto e purtroppo tanto ormai mancava due partite e poi ne mancava sempre due e intanto ne mancava alcuna di meno, e è andata così. La soddisfazione è enorme perché io sono reduce da 7 playoff delle varie categorie persi male. Questo era l'ottavo e io sono fatto di sensazioni particolari. Allora, siccome non ho fatto mai un playoff in prima, così come questo, in posizione privilegiata, fuori casa, ho pensato che forse era l'anno buono, anche perché è il secondo playoff, sarebbe stato, che avremmo perso, era troppo, non si poteva fare così. Poi ho una promessa con me stesso, che stanno in pochi. L'anno scorso, quando il momento più brutto della vita mia, che rischiavo di abbandonare, vabbè, sono stato molto male, la prima persona con cui ho parlato è stato Alberto Crogioni, quando mi sono ripreso. Io ho detto: Alberto, se c'è una cosa che mi ha dato forza di voler vivere, è stato, mi ha dato uno spunto che io quest'anno voglio vincere. Tu pensa al secondo posto, che il primo è il mio. Era una promessa che così l'ho fatta quasi per scherzo. Poi, andando avanti nel tempo, visto che diventava vera, io ho detto: Alberto, mi sa che ci ho acchiappato. E adesso, infatti, il primo che mi ha fatto i complimenti è stato lui. Onestamente, io sono stato il primo l'altra volta quando lui ha vinto e era difficile la mia posizione fargli i complimenti, perché mi sentivo, diciamo, derubato, ma non da lui, dalle situazioni, da noi. E oggi è la prima volta che la vita mi ripaga questa società, tutti i miei amici, tutti i collaboratori che fanno tanti sacrifici da tanto tempo, ripaga per tutto quello che abbiamo fatto. Non ho parole per dire quello che provo, vi dico soltanto dover dire grazie a tutti. Ci vuole una giornata, adesso non sono lucido da poterlo dire uno per uno, vi dico soltanto la cosa che accumula tutto: non ho visto mai 350-400 persone di Chiesa Nuova spostarsi a far tifo come non mai, con dei cori, con le maglie, cosa come oggi. Forse anche chi segue poco il calcio ha capito che stavamo facendo una cosa storica. Adesso sicuramente il fatto di essere andati così per le lunghe sicuramente complica un po' le cose, perché domani l'euforia si sconda con la realtà, perché magari abbiamo perso un po' di tempo. Però vabbè, adesso ce la godiamo tutta. Ringrazio tra i tanti, in particolar modo la mia famiglia, mio figlio, mia moglie, mia figlia, perché sicuramente per questa mia passione diciamo quasi sfrenata per procedere nella gestione di questa società, sicuramente ho tolto molto alla famiglia, nel tempo e in tante altre situazioni. Ci vuole che mi perdonano, perché ormai mi sono guaiato sicuramente nel momento che mi posso ritirare, quindi sono pronto a passare la mano il primo secondo utile, però penso che necessita di un po' di tempo. Non è che mi autoinvesto della futura carica di presidente, però dico che ormai stiamo a metà del guado e questa operazione va perfezionata, e quindi ben venga chi ci dà una mano, perché affrontare questo campionato, che non ci pensavamo più, sicuramente è complicato. Però me la voglio godere tutta insieme a tutti
i nostri dirigenti, tutti i collaboratori, a tanta gente, ripeto, che non ho mai visto, che oggi si è fatta sentire. Grazie a tutti e di nuovo grazie a mia moglie, a mio figlio, a mia figlia. Grazie mille Presidente, ancora congratulazioni. Grazie, grazie. Mister Ceccarelli, tecnico dei Portuali Ancona, il sogno eccellenza purtroppo è sfumato a 2 minuti dal termine, una partita molto equilibrata fino alla fine e tutto sommato comunque i suoi ragazzi hanno condotto un'ottima stagione. Ecco, le chiediamo un commento su questa partita. Sì, secondo me è giusto, nel senso è stata una partita combattuta, equilibrata. Ci abbiamo avuto occasioni noi, hanno avuto occasione loro, noi non siamo stati bravi a realizzare le occasioni che ci abbiamo avuto, loro sono stati più bravi nel finale, quindi complimenti a loro. E detto questo, il risultato della partita non può assolutamente cancellare quello che di buono è stato fatto quest'anno, perché secondo me abbiamo fatto veramente un grandissimo campionato, nessuno poteva immaginare all'inizio dell'anno che avremmo affrontato una partita del genere davanti a tutto questo pubblico per giocarsi l'eccellenza, ma credo che ci sia solo da fare i complimenti alla società, ai giocatori e niente, come le finali ci siamo una squadra che vince e una che perde, quindi va bene così. Da questa sconfitta comunque i Dockers hanno un'ottima base solida per ripartire a settembre. Assolutamente sì, un ottimo gruppo, una squadra di ragazzi, di uomini veri, e quindi adesso dopo una stagione del genere, sono praticamente 11 mesi e mezzo che ci stiamo allenando, e ci prenderemo un meritato periodo di pausa e poi con calma inizieremo a valutare il prossimo anno. Grazie mille mister, un grande in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie a voi, buonasera. Grazie. Ci ha raggiunti anche Franco Capponi, sindaco di Treia, una giornata veramente dove lo sport ha vinto, penso per tutta la città di Treia una grande soddisfazione, perché per la prima volta il comune avrà una squadra nel massimo campionato regionale di eccellenza. Sì, sì, è stata soprattutto una bella giornata di sport, una vittoria meritata e anche, diciamo così, una tifoseria molto colorita ma comunque rispettosa un po' degli avversari. Il campo ha detto che Chiesanuova è stata più forte, ha meritato, ha avuto tante occasioni, probabilmente si poteva vincere anche con un risultato diverso. Ora, diciamo, sarà da pensare al prossimo anno, dove in pratica ci sono anche delle operazioni politiche da fare. Tenteremo come sempre di cercare di unire le forze della città, che oggi sono abbastanza divise tra due società che competono, ma non sarà così nel prossimo campionato. E poi ecco, stiamo anche affrontando il problema dell'impiantistica sportiva, che sarà uno dei problemi futuri per questa categoria. Ecco, appunto, per quanto riguarda gli investimenti del PNNR, ci sarà spazio per l'impiantistica sportiva? Assolutamente sì, è già approvato il progetto definitivo esecutivo addirittura per Chiesanuova, con un piano di rigenerazione che è già stato finanziato. Come stiamo iniziando anche i lavori di messa a norma e di potenziamento dell'impianto treiese, quindi diciamo così è quasi un miracolo che, diciamo così, eravamo pronti per un evento di questo tipo, e quindi la società potrà contare in futuro. Ci sarà un periodo di un anno probabilmente dove avremo dei problemi logistici, ma per il futuro ci saranno impianti sportivi per il calcio adeguati a norma e che potranno contenere anche un numero di spettatori maggiori di quelli che oggi possono contenere. Perfetto, grazie mille Franco. Prego, prego, ciao.